Al via la certificazione digitale a Mazara del Vallo, ma non solo, anche il wifi gratuito, le piazzette digitali, le informazioni utili alla cittadinanza attraverso la collocazione di monitor nelle sedi comunali. Tutto questo nell'ambito del progetto Zero Barriere, finanziato dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per un importo complessivo di 550.000 euro e 22.000 invece dalla ditta, con il cofinanziamento della ditta appunto aggiudicataria. Insomma, in questo modo si accorciano le distanze tra ente comune e cittadino. Ma la prima cosa essenziale è proprio questa, innanzitutto è dare servizi. L'obiettivo nostro è quello di togliere difficoltà ai momenti di burocrazia ai nostri cittadini. Oggi siamo partiti con questo grosso risultato. Abbiamo oggi la possibilità e abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri concittadini di poter richiedere in tempo reale un certificato. L'importante è che ognuno di noi, un cittadino di Mazarese, si iscriva e si registri. Questo dà la possibilità di evitare le code nei nostri uffici e avere, proprio come dicevo poco fa, in tempo reale la certificazione. E questo è un obiettivo prioritario, che è quello di accorciare i tempi e le distanze fra il cittadino e il comune e la burocrazia. Partiamo con questo grosso traguardo raggiunto, prepariamo ad affrontare altri due momenti di particolare importanza, che è il collegamento wifi che sarà dato alla nostra città, e fra tutte altre cose già sono partiti dei monitor che sono presenti in alcuni uffici, quali i servizi demografici, l'ufficio ragioneria, che sono già funzionanti e sono stati messi a disposizione dei cittadini, dando a loro la conoscenza, la possibilità di avere il nome dell'impiegato, il tipo di attività che svolge, il numero di telefono, come poterlo raggiungere sempre in ufficio, e la possibilità di sapere esattamente a chi rivolgersi. Tutto questo è il primo segnale, grazie al sindaco Cristaldi e all'onorato della delega che mi ha concesso per averlo raggiunto. È un grosso contributo a questo taglio di traguardo è stato dato dai dirigenti e dalla Serra e dal Marascia, ma soprattutto anche dei giovani, che forse per la loro predisposizione sono più vicini al momento tecnicologico e di innovazione che noi viviamo, quali per esempio i fratelli Casuccio e Giovanni Pomiglia. A tutti noi diciamo grazie, ma diciamo soprattutto grazie alla città e ai nostri concittadini che ci seguono in questa nuova realtà. Il motto che noi abbiamo adottato è uno, è la continuità, l'accelerazione e la concretezza. Su questo noi speriamo di farne un proprio veicolo e dare la possibilità che le cose si possano sempre di più realizzare. La giornata di oggi lascerà il segno nella storia di Mazara del Vallo come un comune aperto alla cittadinanza, finalmente un sito che dà realmente delle funzionalità nuove, innovative, che appunto accorcia le distanze tra comune e anche appunto cittadino. Esattamente, voglio fare un preambolo, insomma, grazie al progetto Zero Barriere finanziato dall'Unione Europea con i fondi strutturali e gestiti dall'assessorato alla famiglia, grazie, devo dire un grazie anche alla ditta aggiudicataria, la ditta Faticoni SPA con la ditta Agile SRL, col gruppo innovativo di Mazara del Vallo, e con ragazzi quale Dario, Riccardo Casuccio, Giovanni Pomiglia. Abbiamo cercato soprattutto di dare un servizio efficiente per i cittadini sia a Mazara ma anche in tutta Italia, che è quella la cosa più importante. Questo consentirà al cittadino di farsi i propri certificati, che sia in carta libera, che sia uso bollo, per tutti gli usi che gli consente la legge. È un grande traguardo, perché si è ridotto notevolmente questo rapporto tra cittadini e Mazara. Nei prossimi giorni avvieremo altre attività sempre legate al progetto, questo sempre per cercare di innovarci sul territorio comunale, anche perché oggi lo Stato italiano ce lo impone. Partiranno nei prossimi mesi anche l'accordo col Comune di Padova per il riuso dei programmi per la gestione del Comune di Mazara del Vallo, protocollo, altri dati, tutta una serie di iniziative che stiamo cercando di
adeguarci alle normative nazionali. La certificazione online è già attiva da oggi, nei prossimi giorni vedremo il wifi gratuito e anche le piazzette digitali. Cosa sono, come funzioneranno? Le piazzette digitali sono state installate in alcune piazze della città, degli hotspot, sono delle antenne dove daranno la possibilità al cittadino, al turista, a chiunque, insomma, una navigazione gratuita. È una navigazione soprattutto protetta, è una navigazione dove si può andare in certi siti, in altri no. Naturalmente, ragazzi, abbiamo dato un campo libero, abbiamo lasciato Twitter libero, Facebook sarà pure libero, quindi, come vedete, insomma, i ragazzi hanno anche questa grossa opportunità. Come si chiamerà la linea comunale? La linea si chiamerà Zero Barriere Free. Perfetto. Diceva poc'anzi che la connessione sarà attivata a giorni, che durerà all'incirca 30 minuti e poi si potrà riattivare. Esatto. Ecco, spieghiamo questo. Allora, la connessione a giorni, abbiamo già installato l'antenna, come gli ho detto antecedentemente, ora stiamo facendo le configurazioni. Il cittadino si collegherà regolarmente senza alcuna registrazione, avrà una durata di 30 minuti, poi in automatico decaderà la linea. Questo per dare anche, regolamentare il flusso degli utenti, anche per fare le nostre verifiche, fermo restando che poi, richiedendo la connessione, si riattiva di nuovo la connessione per altri 30 minuti. Perfetto, quindi un grande passo è stato fatto nella città di Mazara del Vallo con la rete e l'innovazione. Grazie al sito internet di Mazara del Vallo si potranno appunto richiedere certificati e autocertificazioni appunto per tutto ciò che può servire, si evitano quindi le code fastidiosissime da questo punto di vista. Quindi vedremo nei prossimi giorni le altre innovazioni che verranno attivate, ci saranno sicuramente altre conferenze stampa in cui si spiegherà ulteriormente. Intanto andiamo tutti sul sito per registrare il nostro nominativo e avere appunto tutte le certificazioni che ci serviranno.